Salve, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, noi oggi andremo a realizzare il tutorial di questo splendido ciondolo. Allora, questo ciondolo, ecco come si regge, questa è la parte del dietro e poi ecco il ciondolo si regge in questo modo, si regge benissimo. Poi noterete che quando andremo a fare l'ultimo giro, praticamente questi cipollotti restano proprio all'interno del ciondolo. Poi naturalmente questa cosa la noterete quando andremo a fare il ciondolo. È un po' come il ciondolo, il karma. Comunque, adesso io vi elenco i materiali. Allora, ho scelto questi colori che sono meravigliosi. Adesso io vi elenco i materiali. Ecco, ve lo faccio un attimo rivedere il ciondolo che è bellissimo. Quindi, possiamo iniziare con il tutorial. Quindi innanzitutto occorre un rivoli, eccolo qui, da 14 mm. Poi servono i cipollotti o rondelle e questi sono i 6x4. Poi servono sempre i cipollotti o rondelle. E questi sono i 4x3. Poi servono allora le rocaie 110 della Miyuki. Io userò questo colore per realizzare tutto il ciondolo. Soltanto ecco qui in questo giro. E in questo proprio diciamo negli ultimi due giri userò questo colore. Poi ecco, servono le gem duo e uso questo di colore e questo e poi eccoli super duo. Poi occorre un filo di nylon 1018. Quindi mi sembra, non mi sono dimenticata nulla. Vi ho elencato tutti i materiali e quindi adesso possiamo iniziare con il tutorial. Quindi, per prima cosa, noi dobbiamo inserire 8 cipollotti 4x3. E 8 rocaie 110 come ho fatto io. Poi ci portiamo ad uscire da questa rocaie 110. Cosa facciamo? Dobbiamo inserire 5 rocaie 110. Esco da qui, entro in questa rocaie 110. Ok, e esco contemporaneamente in questo modo come ho fatto io. Poi inserisco sempre 5 rocaie 110. In questo modo e faccio la stessa cosa. Ok, quindi voi dovete fare così, eccomi qui, dovete fare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. A questo punto io sto terminando il mio giro, quindi cosa faccio? Devo
rientrare in questa locale 110, questa qui di base. Poi devo risalire fino alla terza rocaie 110 in questo modo. Adesso devo inserire 5 rocaie 110 allora. 5 rocaie 110, quindi mi trovo qui e rientro nella terza rocaie 110, questa qui della punta. Quindi voi dovete fare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. Quindi allora io sto terminando il mio giro, rientro nella terza rocaie 110, questa qui, e ho terminato il mio giro. Adesso devo rientrare fino alla terza rocaie 110. Praticamente questo è il nostro ultimo giro. Devo inserire soltanto 2 rocaie 110. Rientro sempre nella terza rocaie 110. Questa qui. Quindi dovete fare così. Ok. Dovete inserire soltanto 2 rocaie 110. Fate così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. Quindi cosa ho fatto? Io ho inserito il mio rivoli a testa in giù, poi ho stretto bene e sono ripassata un paio di volte in questo ultimo giro. Adesso devo risalire fino alla terza rocaie 110. Qui. Ok. Questa qui. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Allora, io mi trovo qui, devo inserire un cipollotto, una rocaie e un cipollotto. Quindi, questa è la sequenza che dovete inserire. Cosa fate? Dovete uscire da questa rocaie 110 e dovete rientrare in questa. Quindi voi dovete fare così per tutto, ecco qui. Dovete fare così per tutto il giro. E poi ci vediamo dopo. Adesso io giro un attimo per comodità, devo terminare il mio giro. Ok. Poi, una volta che ho terminato il mio giro, devo risalire in questo cipollotto e in questa rocaille 110, in questo modo come ho fatto io.
rigiro un attimo, è il davanti. Adesso devo inserire un cipollotto, un 4x3, un 6x4 e un 4x3. Adesso vi faccio vedere. Questa è la sequenza. Quindi, cosa fate? Uscite da questa rocaille e dovete inserire questa sequenza. Poi dovete rientrare semplicemente in questa rocaille 11.0. Ok, quindi dovete fare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. A questo punto io devo terminare il mio giro. Giro il lavoro per comodità. Cosa faccio? Mi inserisco in questa rocaille 11.0 e rientro anche nel cipollotto in questo modo. Ok, quindi cosa faccio? Io mi trovo qui. Adesso giro di nuovo, sempre per comodità, e mi porto leggermente avanti con il lavoro. Rientro sempre nel cipollotto, ripasso. In questo, nella 11, in questo modo il lavoro mi viene leggermente più fermo, più sono rientrata qui, sì, si tiene più fermo e esco da questo cipollotto, questo grande, il 6x4. Eccomi qui. Cosa faccio? Devo inserire le Super Duo. Giro il lavoro sempre per comodità. Inserisco due o tre. Vediamo un attimo. Allora, controlliamo. Sono due. Allora, due rocaille 11.0. 2 super duo e 2 rocaille 11.0 in questo modo. Allora, 2 rocaille 11.0, 2 super duo e 2 rocaille 11.0. Quindi esco da qui e entro ed esco in questo cipollotto. Questo lavoro. Eccomi qui. Voi lo dovete fare per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. Una volta che ho terminato il mio giro, mi sono portata leggermente avanti con il lavoro. In questo modo il ciondolo mi resta più fermo. Cosa faccio? Esco da questa rocaille 11.0. Devo risalire nella punta della Super Duo. Adesso, tra le Super Duo, io inserisco una Super Duo. Mentre in questo spazio grande, dove c'è il cipollotto, devo inserire 2 rocaille 11.0, 2 gem duo e 2 rocaille 11.0. Questa è la sequenza.
Ok. Poi entro nella punta della Super 2. E vado a inserire tra le super duo una super duo in questo modo. Quindi voi dovete fare così. Eccomi qui. Voi dovete fare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo. Quindi a questo punto io ho terminato il mio giro. Cosa devo fare? Devo risalire nella punta della Gem 2. Io naturalmente mi sono sempre portata avanti con il lavoro. Mi trovo qui nella seconda Rokai 11.0. Quindi cosa faccio? Devo risalire nella punta della Super 2. Eccomi qui. Adesso devo inserire una Rokai 11.0, poi allora devo inserire una Rokai 11.0, una Gem 2. Allora, vediamo se riesco a prenderla. E una Rokai 11.0. Eccomi qui. Questa è la sequenza. Una 11.0, una Gem 2 e una 11.0. Quindi in questo spazio io inserisco questa sequenza. In questo spazio devo inserire soltanto 3 Rokai 11.0. Esco dalla punta della Gem 2 e rientro, entro nella punta della Super 2 in questo modo. Poi devo inserire 3 Rokai 11.0. Quindi voi dovete fare così per tutto il giro in questo modo. Eccomi qui. E poi ci vediamo dopo. A questo punto noi dobbiamo fare il cappio. Facciamo subito il cappio perché allora dobbiamo poi fare questi due archetti e poi dobbiamo scendere giù. Quindi facciamolo subito. Dobbiamo ecco risalire nella punta della Gem 2. In questo modo dobbiamo inserire io inserisco 6 Rokai 11.0. Allora sono 5. Cosa facciamo? Dobbiamo ecco fare un paio di giri e poi dobbiamo ecco portarci ad uscire da questa Rokai 11.0 perché dobbiamo continuare con il lavoro e poi ci vediamo dopo. Quindi io che cosa ho fatto?
Ho fatto un paio di giri inserendomi sempre nella punta della Super 2. Poi sono rientrata nella punta della Super 2 e praticamente sono scesa giù da questa parte e mi sono portata ad uscire da questa Rokai 11.0. Adesso io prendo, come vi ho detto, l'altro colore delle Gem 2. Adesso dobbiamo innanzitutto allora, ecco, fare questi archetti che sono, eccoli qui, questi archetti per tenere più fermo il nostro ciondolo e poi ecco quest'ultimo giro in questo modo resta molto ma molto più rigido. Adesso cosa facciamo? Mi trovo in questa Rokai 11.0. Mi vado a inserire nella punta della Gem 2. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo. Eccomi qui. Quindi, esco dalla punta della Gem 2. Adesso devo inserire 3 Rokai 11.0. Allora, controlliamo. Ok. E mi vado a inserire nella parte bassa della Super 2. Quindi entro e esco. In questo modo. Inserisco di nuovo 3 Rokai 11.0. Mi vado a inserire nella punta di questa Gem 2. Vediamo se ci riesco. Allora. Vediamo, ecco qui. Perfetto, e ci siamo. In questo modo, eccomi qui. Quindi, che cosa facciamo? Dobbiamo fare noi? Dobbiamo uscire dalla Gem 2, inserire 3 Rokai 11.0 e dobbiamo inserirci nella parte bassa, nella parte bassa della Gem 2. E dobbiamo inserire altre 3 Rokai 11.0 e qui dobbiamo fare la stessa cosa, quindi dobbiamo fare così per tutto il giro come ho fatto qui e poi ci vediamo dopo. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro, comunque anche questo è veramente meraviglioso. Come vi dicevo all'inizio, quando vi ho presentato il ciondolo, se alcune di voi hanno fatto il ciondolo il karma, qui, ho fatto l'ultimo giro esattamente come, il ciondolo il karma.
In questo modo si tiene molto molto più rigido e poi ecco, noterete che questi cipollotti entreranno dentro il nostro ciondolo, mentre qui restano la parte questa resta fuori. Quindi facciamo l'ultimo giro. Adesso io mi sono portata ad uscire da questo cipollotto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire semplicemente due rocaie 11-0, un cipollotto e due rocaie 11-0. Esco da qui, entro in questo cipollotto e esco, e qui noi dobbiamo tirare. Poi 2 rocaie 11-0, un cipollotto e 2 rocaie 11-0. Entro e esco da questo cipollotto 6x4. Voi dovete fare qui si è. Allora, cosa è successo qui? Ok, sì. Vediamo se riesco a sistemare il lavoro. Allora, vediamo un attimo, scusate un attimo. Quindi, vi dicevo, allora, dovete uscire da questo cipollotto 6x4 e dovete inserire questa sequenza e poi, ecco, dovete rientrare sempre nel cipollotto 6x4. Allora, eccomi qui. Allora, io già ho inserito 1, 2, 3 e 4. Quindi voi dovete inserire questi cipollotti e queste rocaie, fare un paio di giri e stringere bene e poi ecco abbiamo terminato il lavoro. A questo punto il nostro ciondolo è terminato. Ho fatto un paio di nodini e eccolo qui. Quindi potete realizzarli in diversi colori e sono meravigliosi. Quindi io spero che la mia spiegazione sia stata sufficiente. Per adesso io vi ringrazio. Ciao e a presto.